La nostra strategia è stata innanzitutto ovviamente creare un aeroporto sicuro, massimamente sicuro, e oggi le attestazioni che riceviamo ci dicono che probabilmente Fiumicino è l'aeroporto più sicuro al mondo. Su questa base di sicurezza abbiamo appunto disegnato e promosso e stiamo per implementare, diciamo, dei nuovi protocolli di viaggio, appunto orientati a creare dei corridoi Covid-free basati su test in partenza per tutti i passeggeri e rimozione delle restrizioni in arrivo come la quarantena, che a questo punto divengono inutili. L'aeroporto è un motore di sviluppo, l'aeroporto, soprattutto l'aeroporto di Fiumicino per l'Italia, è la porta ai flussi intercontinentali, la porta del paese. Rimanere isolati chiaramente non è un'opzione, e riaprire questa porta è condizione necessaria per la ripresa economica.